sotto diversi aspetti, perché se tu dai la colpa alla sfiga, è come dire metterti contro l'universo, no? Ci sono tante malgascione, tante carampane, salutiamo anche la nostra carampagnocca, ad esempio, Patrizia Perotti, salutiamo Lucia, Rosi, ci sono tante malgascione che danno la colpa all'universo. Allora vuol dire entrare in contrasto con l'universo, vuol dire non avere più la possibilità di trovare la persona giusta per nessun motivo. Ovviamente non devi neanche pensare che sia colpa, diciamo, tua intrinsecamente, no? Perché che tu sia timida o comunque sia, diciamo, che sia una persona aggressiva o eccessivamente mansueta, salutiamo Daniela, Deborah, devi imparare a valorizzare al meglio se stessa, tenendo presente che volere è potere. Noi dobbiamo imparare a gestire il cambiamento se vogliamo migliorare. D'altra parte, lo diceva anche il filosofo greco Eraclito, Eraclito diceva: non c'è nulla di immutabile, non c'è nulla di immutabile, tranne l'esigenza di cambiare. Ed è proprio questa la parola chiave, ed è proprio questa la chiave, è quella di voler cambiare, cioè voler colmare la differenza tra l'immagine ideale e l'immagine reale che tu hai. Perché nell'immagine ideale potresti vederti come una super donna o come un super uomo, perché mutatis mutandis, io adesso parlo delle donne, ma vale anche per gli uomini, potresti vederti come una super uomo, una super donna, poi in realtà sei solo una poveraccia nell'immagine reale, sei solo una catramista, sei solo una disgraziata. E abbiamo fatto anche l'esempio, no? Per chi segue il mio seminario, tra l'altro su questo canale c'è il mio seminario con l'abbonamento base, puoi seguire il mio seminario, dove abbiamo parlato l'ultima volta appunto dell'immagine reale e dell'immagine ideale, della distonia come differenza tra immagine reale e immagine ideale. Distonia tra l'essere e l'avere, tra il possesso e il... Quindi tu potresti volere una Ferrari, immagine ideale, ma poi ti devi accontentare della Panda scassata fondamentalmente. E salutiamo anche Silvi. Quindi quel bisogno, diciamo, impellente di migliorarsi, di cambiare, è quello che ti farà cambiare, ti farà trovare la persona giusta. Devi imparare a cambiare, devi entrare, diciamo, un passo alla volta nella capacità di sedurre, nella capacità di conquistare fondamentalmente. Questo è un punto molto importante, conquistare è un punto molto importante. D'altra parte è l'unica possibilità che abbiamo fondamentalmente, quella di migliorarci se vogliamo ottenere dei risultati. Ma fin tanto che non ti migliori tu, non potrai trovare persone migliori. Se tu sei una sciampista, troverai dei catramisti, c'è poco da fare. Se non migliori te stessa, non potrai trovare le persone giuste, le persone valide. Devi imparare a migliorare, in primis te stessa. Salutiamo anche Tug, questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Migliora te stessa. Kino Escalation, no? Abbiamo il nostro Crazy Robby, bravo Crazy. Bacio finale fuga, moraccia calabrese di classe. Bella calabrisella mia, facimmo amore, no? Dice la canzone. Calabrisella mia, facimmo amore. Grande Crazy. Comunque questo è un punto importante. Dobbiamo tenere presente questo fatto, no? Quindi dobbiamo imparare a migliorare quella che è la nostra vita, dobbiamo imparare a trasformare quella che è la nostra vita, migliorarla. Beh, ad esempio, partiamo dall'esterno. Quando tu conosci un uomo, devi imparare intanto a presentarti bene, perché sembra strano, ma già l'abbigliamento è un biglietto da visita, no? Come ti vesti? L'abito non è vero che non fa il monaco, l'abito fa il monaco.
Dall'abito, ad esempio, automaticamente si deduce la personalità di un individuo. Non è che una persona come possiamo dire, manifesta, diciamo, attraverso la sua personalità, attraverso l'abito, ma l'abbigliamento in qualche modo forgia un po' la personalità. Ovviamente un indumento non è soltanto un orpello esterno, diciamo, ma è una maschera, tra virgolette, che noi indossiamo, che in qualche modo ci può portare diversi risultati. L'aspetto esteriore fa anche un po' il biglietto da visita, no? Quindi questo devi tenerlo presente. Ora, non devi vestirti come un troione da corsa, ad esempio, come dico sempre io, poi per carità, dipende sempre dall'obiettivo, potresti anche vestirti come un troione da corsa, ma se ti vesti come un troione da corsa, difficilmente riuscirai a ottenere, cioè attirerai tutto uno stuolo di catramisti, attirerai tutto uno stuolo di personaggi, diciamo, che vorranno soltanto ficcarlo e basta. Diciamo che non esiste nessun prototipo di bellezza femminile assoluto, i canoni estetici cambiano, sono collegati alla cultura, però dovresti imparare a valorizzare un abito, a valorizzare il tuo corpo attraverso un abito. Ad esempio, ci sono tre forme fondamentali del corpo femminile, probabilmente anche del corpo maschile. C'è la donna clessidra, la donna mela e la donna pera. Tu sei una clessidra, sei una mela o sei una pera? Questo è importante. La donna, diciamo, a clessidra è quella che ha le spalle larghe, i fianchi larghi e la vita stretta, che normalmente, diciamo, è il canone di bellezza che sembra, diciamo, protendere di più. Tra l'altro, anche da un punto di vista, come dire, sembrerebbe anche da un punto di vista... Ah, e poi c'è la donna triangolo, c'è anche la donna triangolo, c'è la donna clessidra, la donna a pera, la donna a mela e la donna a triangolo, la donna a triangolo. La donna a triangolo sarebbe il contrario, diciamo, della donna a pera, praticamente. Però la donna clessidra è la classica 90-60-90, no? E questo è, quindi, fianchi abbastanza larghi, le spalle larghe, la vita stretta e un seno abbastanza accentuato. Ecco, questo è il prototipo, diciamo, che attira di più naturalmente, proprio per una questione fisiologica fondamentalmente, no? Proprio per una questione fisiologica, fisiologica attira molto di più. Attira molto di più perché si presenta la donna a clessidra come una donna che sa, diciamo, procreare di più, viene percepita come una donna più valida nella procreazione. Poi abbiamo la donna, a pera, che è quella con le spalle abbastanza strette e che poi si allarga per il culone largo, no? E che è una tipica donna, diciamo, spesso le donne a pera sono donne, diciamo, che devono, ovviamente, dovrebbero migliorare un po' l'abbigliamento, tendono ad avere un po' il difetto fisico del culone troppo grosso, no? Tendono ad avere un culone grosso e quindi dovrebbero utilizzare un abbigliamento che possa essere adeguato, cioè quel tipo di abbigliamento va calibrato sul tipo di fisico che hai. Poi ovviamente abbiamo la donna mela, che invece è quella che ha la parte superiore, diciamo, preponderante, seno, spalle, eccetera, ma ha le gambe magre, insomma, un tipo di donna mela. Talvolta questa donna mela tende ad avere un po' di pancia, la donna mela tende un po' di avere un po' di pancia, essere un po' abbondante nella pancia, non ha la vita stretta fondamentalmente. E poi abbiamo anche la donna triangolo. Donna triangolo è la nuotatrice, no? Quella che ha le spalle larghe, però ha i fianchi stretti, le gambe possono essere muscolose, ma i fianchi stretti, perché è una donna, diciamo, la nuotatrice tipica, che deve avere le spalle larghe, ma il fianco stretto. È una forma un po' più mascolina, se vogliamo, no? Una forma un po' più mascolina.
Alcune nuotatrici, la maggior parte delle nuotatrici hanno un po' questa silhouette, diciamo. Ora, ognuno è com'è, no? Non è che può cambiare tanto, però cerca l'abbigliamento di valorizzare, no? Se sei a clessidra, sarà più facile per te vestirti. Se sei a pera, o a triangolo o a mela, diciamo, la mela è anche un po' una forma cerchio, se vogliamo. E poi c'è anche la donna rettangolo, no? C'è anche la donna rettangolo. La donna rettangolo è una donna, diciamo, la donna rettangolo è una donna, che invece tende a essere senza forme, è quella, diciamo, la donna senza forme, la donna rettangolo. Però, diciamo che ovviamente se sei donna triangolo sei più fortunata, sei la classica, la donna clessidra sei la più fortunata, sei la classica Jessica Rabbit, no? Nella Femme Fatale, fondamentalmente, la ragazza, la pin-up, insomma, sei una donna anche sinuosa, insomma, con tutto al posto giusto, quindi tu puoi utilizzare tutto. E questo vuol dire, diciamo, la donna a mela, a pera e le altre varianti, diciamo, devono un po' migliorarsi, fondamentalmente, ma possono utilizzare. Adesso non è che vado a fare il tipo di vestiti, però ad esempio una donna a pera, ma tendenzialmente tende ad avere il coscione, quindi difficilmente con il coscione riuscirà a mettersi minigonne perché poi sembrerà un po' ridicola, diciamo. E questo è questo è il punto fondamentale, no? Quindi bisogna cercare attraverso i vestiti di valorizzare un pochettino, no? Ad esempio, il punto debole della donna a mela è la parte centrale del corpo, perché risulta un po' panzuta fondamentalmente, una pancia prominente, quindi dovrà cercare in qualche modo di intanto magari fare esercizio fisico, ovviamente la donna mela spesso verrà scambiata come un abito premaman fondamentalmente, però insomma adesso non mi soffermo più di tanto, però volevo semplicemente dire che dovrà imparare ad utilizzare, diciamo, gli abiti giusti fondamentalmente basandoti sul tipo di fisico che tu hai, perché il fi tipo di fisico che tu hai, salutiamo Essence, salutiamo anche Betty Cottage. Il tipo di fisico che tu hai è quello che ti darà, diciamo, delle possibilità, ovviamente. Questo è il primo punto fondamentale. Ovviamente non soltanto il vestito, sono anche gli accessori che possono valorizzarti, no? Le cinture, le cose, insomma, sono tutte cose che possono valorizzarti. Ma la legge fondamentale è quella della femminilità. La legge fondamentale che tu devi portare avanti, salutiamo anche Barbie, è quella della femminilità, perché se non sviluppi la femminilità, non sviluppi assolutamente niente. Quindi essere femminile è l'eccellenza, è un punto fondamentale. Se non impari a sviluppare la giusta femminilità, praticamente avrai dei grandi problemi da questo punto di vista. E diciamo che in generale essere femminile non vuol dire essere, come dire, essere la zoccolona da corsa, devi imparare a mediare, devi imparare ad avere il giusto look. Dipende da quello che fai, ma ci sono diversi look, c'è look da segretaria castigata, ad esempio, no? Però un po' sensuale, un po' femminile, ad esempio puoi avere un tailleur aderente, una camicetta leggermente sbottonata, la calza con la riga fondamentalmente, il décolleté col tacco a stiletto fondamentalmente. Ecco, sono tutte cose che ti fanno percepire, diciamo, come una donna da un certo punto di vista castigata, ma anche femminile. Questo è un punto fondamentale. Non devi mai andare vestita in giro, diciamo, eccessivamente. Poi, se il fisico te lo consente, potresti anche avere, diciamo, il look, diciamo,
una diva degli anni 40, che è un look raffinato. Non so se avete presente le dive degli anni 40, questo ovviamente puoi farlo magari quando vai una serata, magari se ti capita di conoscere, diciamo, qualche, come possiamo dire, se ti capita di conoscere qualche persona, magari in qualche evento. Quindi la diva degli anni 40 sono quegli abiti, diciamo, come si chiama, Marlene Dietrich, no? Quegli abiti affascianti, insomma. Sono da evitare i look tigrati, leopardati, che non vanno, cioè gli animalier, lasciali perdere. Ecco, questo è per dare un'infarinatura, diciamo, no, sul tipo di cose che devi imparare a gestire questo. Poi ovviamente questo è soltanto la parte esterna, però diciamo che anche l'occhio vuole la sua parte. E siccome esiste un qualcosa di fondamentale, no? Che noi ogni volta che abbiamo una caratteristica fondamentale, saluto anche Pippoli, saluto anche la nostra Greenettina, Green Apple e anche la nostra Barbie. Quando tu vedi, diciamo, una persona, ecco, tenete presente questo principio, che è un principio fondamentale. Ogni volta che entriamo nel campo visivo, uditivo, cinestesico, diciamo, di una persona, noi esprimiamo automaticamente dei giudizi. Non importa che tu ci hai parlato con questa persona, non importa che tu hai fatto qualche cosa. Automaticamente esprime un giudizio, anche senza rendertene conto, esprime un giudizio anche, diciamo, anni, diciamo, un giudizio anche a livello inconscio, fondamentalmente. Quindi, ad esempio, la bocca sicuramente in una donna è importante, ma non ti puoi fare i canotti, diciamo, da vampira, fondamentalmente, no? Quindi, la bocca, devono essere le labbra. Certo, se sono naturalmente carnose, sì, ma se ti metti a fare a siliconartele, secondo me fa schifo. Se le tue labbra sono sottili, beh, cerca di valorizzarle magari con un po' di trucco, ma non puoi farle diventare, diciamo, dei canotti, mettere due zattere gonfiabili, diciamo, perché sennò diventi una bambola gonfiabile. Magari procurati, fai un disegno, cerca di rimarcare un po' il contorno delle labbra, ma attraverso un make-up leggero, e questo è fondamentale. Se invece diventi un troione da corsa con i canotti grossi, e se ne vedono tanti in giro, comunque, soprattutto nelle grandi città, Roma, Milano, anche Torino forse un pochettino, se ne vedono tanti di queste, diciamo, malgascione, diciamo, donne over 50, che sono tutte, diciamo, come dire, siliconate. Quindi questo è perché, ripeto, non è da trascurare come ti presenti, perché se ti presenti da troione e verrai trattata come tale, se ti presenti da donna, diciamo, come possiamo dire, invece di qualità, donne, diciamo, da una donna di valore, beh, automaticamente ti daranno il tuo valore. Meglio più la semplicità, è meglio essere più semplice. E la donna che seduce, quella che non fa faville subito, è quella che si presenta magari anche con un livello un po' più, diciamo, tenendo un profilo un po' più basso. Oh, salutiamo Andrea Giovani, benvenuto Andrea Giovani, che tiene magari un profilo un po' più basso, però che riesce a esprimere al meglio se stessa. Ricordo a tutti di mettere un like e diciamo, mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Questo è un punto molto importante. E quindi questi fattori, diciamo, sono fattori base. Sono fattori che tu devi prendere in considerazione, ed è veramente molto importante imparare a gestire, diciamo, queste situazioni, no? Tu non devi
praticamente, diciamo, sembrare un troione da corsa. Ecco, questo è il punto fondamentale. Poi non è questo soltanto la cosa che devi imparare a fare, ci sono tante altre cose che devi imparare a fare e, ad esempio, secondo me sono fondamentali. È fondamentale prendersi cura in generale di se stessa, dei capelli, eccetera, eccetera, delle mani, le mani senza le tigri, le unghie da tigre, dei denti a sciabola, ma tenere, diciamo, una buona cura fondamentalmente. E devi sembrare anche una donna raffinata. Ecco, non è che devi imparare a memoria il Galateo e mettere in atto tutte le pratiche del Galateo, però diciamo che apparire come una donna femminile con un buon body language, con un body language femminile, quindi quello che devi fare, diciamo, quello che devi tenere presente è il body language, che deve essere femminile, devi sorridere, imparare a sorridere, sorridere con gli occhi, no risata equina, no risata sguaiata, no risataccia, diciamo. Il sorriso è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Ci sono delle regole fondamentalmente, anche se per caso vai a tavola, insomma, con delle persone, devi stare attenta a non sbrodolarti, a non macchiare, a non far casini, insomma, non devi farti vedere come una che fuma o una che beve troppo. E questo è un altro punto fondamentale. No, se ti fai vedere come una che fuma o una che beve, beh, diciamo che i catramisti ne andrai bene, ma gli uomini di qualità, gli uomini di valore, tendenzialmente non apprezzano né la donna che beve né la donna che fuma. Quindi smetti di bere, smetti di fumare. Queste sono tutte regole, diciamo, che servono a farti percepire come una donna di valore, come una donna di qualità. Ovviamente. Anche poi tutto il resto, ma questo è semplicemente la prima parte, insomma, è semplicemente il primo impatto, che però, come dire, non c'è una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. È molto importante anche farti vedere come una donna che sa cucinare, ad esempio, anziché parlare, ecco, questa è una cosa interessante, vecchia carampana. Se non sai di cosa parlare con un uomo, parla di cibo. Parla di cibo. Non parlare di quelle troiate, i rossetti, i vestiti. No, il cibo. Il cibo è un argomento che puoi dire, dove puoi fare indirettamente, far passare il messaggio che sei una che sa cucinare, che sei una, non che una che mangia come una fogna. Anzi, dovresti dire, guarda, a me piace cucinare, ma meno mangiare, cioè mangio cose di qualità. Non devi farti vedere come una, diciamo, che si abbuffa, che è meglio vestirla che riempirla, diciamo, no? Però devi imparare, diciamo, a portare la conversazione come inizio, cioè devi far passare il messaggio, che poi di fatto deve essere un messaggio subliminale, no? Un messaggio che passa, che comunque questo è un punto, è un punto fondamentale. Queste sono tutte cose che devi prendere in considerazione, no? Ovviamente, diciamo, devi anche presentarti con un certo livello culturale, fondamentalmente. Perché voglio dire, anche un po' di afrodisiaci, diciamo, no? Diceva, c'era un libro importante, no? Che avevo letto tanti anni fa, è un libro interessante, se vi capita di leggerlo, leggetelo, no? È un libro di Isabel Allende, che sarebbe la figlia di Salvador Allende, no? Il compianto presidente del Cile, no? Che vi ricordate? Venne ucciso e scrisse un libro Afrodita, no? Che praticamente dice una frase che secondo me è una frase molto interessante ed è la frase dove scrive che gli afrodisiaci, il cibo afrodisiaco, è un po' il ponte tra la gola e la lussuria. Quindi, perché spesso, diciamo, attraverso il cibo passano anche. Il cibo può anche veicolare fondamentalmente delle emozioni, può veicolare anche la sensualità. Salutiamo Essenza. Ecco,
Ecco, quindi, lo lessi, ma bravo, Vin, è interessante, Afrodita, leggetelo, leggetelo. Quindi queste sono un po' le condizioni, diciamo, fondamentalmente base, no? Ma poi c'è anche tutta la comunicazione, ovviamente. La comunicazione non è che viene da meno. Cioè, la prima cosa è che non devi, se vuoi sedurre un uomo di qualità, non devi farti percepire come un'oca giuliva. Se ti fai percepire come un'oca giuliva, vieni presa, come dire, dal catranista, no? Cioè, è una delle convinzioni più stupide che hanno le donne, una delle convinzioni più stupide che hanno le donne è che gli uomini siano spaventati dalle donne intelligenti. Non è assolutamente vero. Gli uomini di qualità, ovviamente, non sono spaventati dalle donne intelligenti. Dalle donne intelligenti sono spaventati gli ignorantoni. Dalle donne intelligenti sono spaventati i catranisti. Dalle donne intelligenti sono spaventati gli ignorantoni. Ma un uomo di qualità, di cultura, apprezza la cultura, apprezza il cibo. Anche perché poi tenete presente che in una relazione a lungo termine la sessualità diventerà via via sempre minoritaria fondamentalmente, no? E comunque passi molto più tempo a mangiare e a parlare che a chiavare, e questo è un dato di fatto, no? E quindi devi tenere presente che sicuramente la conversazione, sicuramente il saper interagire, sicuramente il saper, diciamo, manifestare ovviamente anche la femminità, tenendo presente che poi gli uomini prevalentemente si innamorano soprattutto. Si innamorano soprattutto desiderando di fare l'amore, no? Quindi questa convinzione, che è una convinzione stupida, no? Che perché molte donne dicono: ah, le donne ignoranti, le donne oche sono meno impegnative, più facili da gestire e alla fine sono anche più facili da sbolognare. È vero, più stupida sei, più sarai facile da sbolognare, anzi, ti sbologneranno, però magari ti utilizzeranno fondamentalmente, però potresti fare finta di essere oca, ma non esserlo. Questo è un altro punto fondamentale. In alcuni casi fare finta di essere oca può aiutare, ed è il caso di Marilyn, no? Marilyn, la grande Marilyn Monroe, che era un'icona di bellezza, diciamo, sicuramente un'icona di bellezza e diciamo una diva per eccellenza, lei ha fatto del suo essere, ha fatto la finta tonta fondamentalmente, si fingeva oca, ma non era oca. Anzi, Marilyn aveva un'abilità nell'interpretare il ruolo della svampita, no? Perché la donna un po' svampita può anche piacere, ma Marilyn fingeva di essere svampita e attraverso questa finta è riuscita a sedurre, perché poi ovviamente veniva fuori l'intelligenza, non so la cultura di Marilyn, non so adesso la cultura di Marilyn, ma sicuramente Marilyn aveva una grande intelligenza e quindi il saper giocare, diciamo, come dire, ruolo è interessante, no? Perché gli uomini magari all'inizio la prendevano come una svampita, ma poi vedevano che invece era una donna molto intelligente e questo faceva scattare l'innamoramento. Perché? Scattava un meccanismo compensatorio, cioè scattava un meccanismo compensatorio per cui praticamente, diciamo, per differenza, no? La compensazione generava un'interruzione di schema, perché la prendevano come donna oca, in realtà non era un'oca, non era un'oca assolutamente, e quindi questo generava una indicazione, diciamo, indicazione diciamo un'indicazione generale, no? Ovviamente è molto importante anche secondo me avere un po' di cultura generale, se parli un po' di cultura generale, devi sapere un po' di tutto fondamentalmente, no? Devi sapere un po' di tutto. Cioè, nel senso che se uno ti parla di Dickens o ti parla di Chagall, tu non puoi sapere, non sapere almeno a grandi linee che era Dickens e che era Chagall, perché se no ci fai la figura, cioè più che ci fai la figura, sei un ignorantone. Insomma, le cose basilari della cultura generale uno dovrebbe saperlo fondamentalmente.
Perché non devi, anche la bellezza deve essere sempre accompagnata anche dalla cultura, perché se sei, diciamo, la biondona, bella, appariscente, ma ignorante come un caprone, certo, potrà andare bene, per carità, ma nessuno, diciamo, poi alla fine, nessuno di qualità, poi troverai soltanto personaggi catramisti, sciampiste. No, sciampiste, no, sciampisti, diciamo, questo personaggio qua. Quindi, poi devi sapere un'altra cosa, appunto fondamentale, adesso poi chiudo, sviluppare un po' di intelligenza emozionale. Intelligenza emozionale vuol dire la capacità di, diciamo, saper leggere, tra virgolette, le emozioni delle altre persone, saper, riconoscere fondamentalmente. Sapere riconoscere le emozioni delle altre persone, ovviamente anche l'uomo ignorante e deprimente, certo, tutte le persone ignoranti deprimono. È importante precisare che queste non sono facoltà innate, non è che uno nasce acculturato, diciamo, nasce imparato. Bisogna imparare a gestire un attimino queste cose. E è un punto molto importante, no? Il cervello è come un muscolo, va allenato, si indebolisce se non viene usato. Quindi devi imparare un po' a gestire. Accrescere la tua cultura non è così difficile. Certo, richiede impegno, però ne vale la pena, anche perché potrai trovare situazioni, diciamo, fondamentali. Impara a leggere libri, romanzi, evita di guardare tutti i programmi spazzatura che ormai ci sta propinando, diciamo, ci sta propinando la nostra televisione, no? Tutti i programmi spazzatura, evita di quelli, no? È inutile che ti guardi tutti questi programmi vomitevoli, cerca di dedicare del tempo alla cultura fondamentalmente. E la cultura è un qualcosa che cresce non con uno schiocco di dita, è un qualcosa che aumenta piano piano fondamentalmente. Le donne intelligenti sono quelle che sono in grado di sedurre col cervello, sono in grado di sedurre col cervello. E sono quelle che riescono a sedurre più in profondità, sono quelle che sanno utilizzare, ad esempio, l'intelligenza emotiva, sanno utilizzare l'empatia emotiva. Quindi cerca di sviluppare curiosità anche quando incontri un uomo, non sviluppare subito dipendenza, ah, questo mi piace, questo lo voglio. Devi cercare. Ad esempio, abbonatevi all'abbonamento base, come dice, perché ricordatevi che su questo canale io faccio il seminario, i seminari a cui potrete partecipare con l'abbonamento base. Anzi, vi suggerisco di fare l'abbonamento base perché imparerete comunque a gestire soprattutto la sfera emozionale. Non è un corso, diciamo, dove imparerete la cultura, ma a gestire le emozioni. Gestire le emozioni è un altro punto fondamentale, è quel qualcosa in più che ti può far diventare femme fatale. La femme fatale è una donna che ha tutta una grande quantità di frecce nel suo arco, no? Ad esempio, usa la voce come arma di seduzione. Anche la voce, la paralinguistica è un'arma di seduzione molto importante. E quindi attenzione al tipo di voce che utilizza, al tono della voce. La paralinguistica anche fa parte del linguaggio non verbale. Ed è un'altra strategia, un altro punto molto importante. Ovviamente l'intelligenza emotiva, certo, diciamo il capostipite, no, dell'intelligenza emotiva è Goleman, ma qui non si tratta solo Goleman, è quello che ha, come dire, ha creato, ha gestito l'intelligenza emotiva, dall'inizio. Poi ovviamente ci sono state le neuroscienze, c'è stato molto altro dopo che ha generato, insomma, tutta una serie di situazioni legate, all'intelligenza emotiva. E questi sono tutti fattori importanti, sono tutti fattori fondamentali. Quindi è molto importante comprendere queste cose. Direi che, gestire la prosemica, la cinesica, la paralinguistica, il contatto fisico,
ma anche comprendere, ad esempio, l'imprinting. Io spiego sempre l'imprinting delle persone, è molto importante riconoscere che tipo di imprinting ha vissuto questa persona, perché se tu sai riconoscere l'imprinting, sai quali sono un po' i suoi punti deboli, sai quali sono i comportamenti che possono coinvolgere, i comportamenti che possono sedurre, quei comportamenti che invece è meglio non portare avanti perché potrebbero dare problemi. Sono tutte cose che possiamo imparare. Possiamo imparare a gestire. E questo è un punto un po' fondamentale. Quindi bisogna imparare a usare l'intelligenza emotiva un po' in tutte le sue sfumature. Questa è veramente, diciamo, una delle armi più profonde, diciamo, di seduzione. Ecco, queste sono un po'. Ovviamente poi c'è anche l'autorealizzazione. Anche l'autorealizzazione, salutiamo anche Gabriella e Antonietta. I video sull'imprinting. Se hai l'abbonamento base li trovi, ne sto parlando adesso. I video sull'imprinting sono persone che hanno l'abbonamento base. L'abbonamento base, questo per rispondere a Antonietta, è quello che dà accesso, diciamo, nella community ai miei seminari. In questo momento, praticamente, nei video precedenti sono legate all'imprinting, quindi però li vedono soltanto le persone che hanno sottoscritto l'abbonamento base. E quindi sono tutte cose molto importanti, no? Che ci fanno capire come possiamo conquistare, possiamo sedurre. Gli uomini preferiscono donne intelligenti e colte, due qualità che non sempre vanno di pari passo, perché l'intelligenza è una cosa e la cultura è un'altra. Le facoltà mentali possono essere potenziate con l'esercizio, la cultura si può arricchire anche, la donna che sa usare il cervello è una femme fatale, è in grado letteralmente di fare impazzire gli uomini, è in grado letteralmente di sedurre gli uomini. La voce, l'appare linguistica, il tipo di abbigliamento, imparare a parlare significa anche rendere il tono di voce più sensuale, più gradevole, ma essere anche in grado di esprimerti, no? Senza grandi inflessioni, ad esempio dialettali, questo è un altro discorso, no? Un eloquio disinvolto, sicuro, intrigante, parlando in italiano corretto, ovviamente, sempre se tu sei italiana. E questo è un punto molto importante da prendere in considerazione. Ecco, queste cose qua messe assieme ci danno diverse chance. Quindi prova a seguire queste indicazioni. Ovviamente ho dato dei principi generali, delle linee guida generali in questo video. Poi chi seguirà i seminari potrà ovviamente approfondire. Salutiamo Cristina, potrà ovviamente approfondire e diciamo, e questo gli porterà questa persona a sviluppare molte più capacità. Anche di quelle che anche la sua più fervida immaginazione potrebbe pensare di riuscire a sviluppare. Bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei miei video. E vi ricordo quindi l'abbonamento, abbonamento base, e